Siamo in uno dei locali storici della città di Alessandria, quest'anno il Bar Gipsy compie 45 anni e voi avete deciso di non fare nessuna festa, ma di devolvere quello che avreste dovuto spendere per celebrare questo importante compleanno alla Fondazione Ospedalette. Sì, esatto. E quello che è successo in famiglia ci ha spinto a far sì che di donare questi soldi a questa fondazione meritevole di aiutare gli ospedali della città, al posto di fare una semplice festa che sarebbe stata molto gradita ai nostri numerosi clienti, però era poco adatta al momento. Infatti voi siete stati colpiti in famiglia proprio dal Covid. Purtroppo sì, la cosa si è risolta tutta nel migliore dei modi, però comunque l'esperienza non è stata piacevole per nessuno. Presidente, un bel gesto che va così a coronare l'impegno e la serietà della fondazione che lei rappresenta. Sì, io devo dire che ho molto apprezzato questa decisione dei ragazzi del Bar Gipsy, perché hanno dimostrato una grandissima sensibilità nel non creare situazioni pericolose, perché purtroppo, ahimè, il virus è ancora con noi. E ovviamente ho apprezzato anche moltissimo la sensibilità di pensare alla nostra fondazione devolvendo l'equivalente del costo di quella iniziativa. Questi soldi si andranno ad aggiungere ad altri che noi abbiamo acquisito attraverso tante altre donazioni e saranno destinate per l'acquisto di un macchinario importantissimo per l'ospedale di Alessandria. Si tratta di una TAC intraoperatoria che sarà piazzata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Sant'Antonio Biagio, ma che servirà per, ahimè, operare sia i bambini che le persone mature. È un macchinario veramente molto particolare che riduce pesantemente le derive negative che ci possono essere nel post-operatorio, perché rende l'operazione molto più precisa, e devo dire che l'ospedale di Alessandria sarà il primo ospedale in Piemonte e per il momento quindi l'unico che avrà questa attrezzatura molto avanzata.